non è rotariano, ci sta questa fase di preparazione, ci stanno gli inni, giusto per acclimatarvi. Buonasera a tutti, direi che prima di iniziare la serata dovremmo tutti alzarci in piedi e fare un minuto di silenzio in memoria delle vittime del terremoto. Grazie. Allora, cominciamo questa serata. Benvenuti a tutti voi. Sono Enzo Caruso, presidente del Rotary Club di Lauria. E abbiamo deciso, ma una cosa che facciamo ogni anno, quello di fare una premiazione ai ragazzi che si sono diplomati quest'anno e si sono particolarmente impegnati, avendo avuto una votazione di 100 centesimi, c'è stato anche qualche lode. Innanzitutto volevo salutare e ringraziare i soci che sono intervenuti, i soci e le socie del Rotary, che ci hanno anche accompagnato nelle altre manifestazioni di questo genere. Voglio in effetti ringraziare l'assistente del governatore Gennaro Ferrara, la sua consorte Rosa, a cui poi darò la parola per qualche minuto. Voglio ringraziare calorosamente da parte di tutto il club il professor Roberto Vona, che è rotariano del club di Napoli, dovrebbe essere Campi Flegrei, a Castel del Lovo,
che è professore di economia e gestione delle imprese presso la seconda facoltà di Napoli, è un socio rotariano che si occupa della parte dei giovani del Rotary e ce ne parlerà a breve. Voglio ringraziare i sindaci intervenuti, Angelo Lamboglia, sindaco di Lauria, Fausto De Maria, sindaco di Latronico e Rocco Bruno, sindaco di Rotondo, grazie per essere intervenuti. Ci dovrebbe essere qualche altra presenza che aspettiamo e inoltre, come rappresentante del comune di Lago Negro, il nostro socio e amico Giuseppe Sabella, che ringraziamo per essere venuti. Ringrazio inoltre i dirigenti intervenuti, la professoressa Rosetta Pisani che sostituisce il professor Nicola Straface che non è potuto venire e inoltre il professor Roberto Santarsiere dell'Istituto De Salvo a cui poi darò la parola per il proseguo della manifestazione. Stasera diciamo, abbiamo già detto, siamo qui diciamo, per testimoniare la nostra presenza e vicino a questi ragazzi che si sono fortemente impegnati, hanno creduto in quello che facevano e noi speriamo che questo incoraggiamento e questa visione della vita ce l'abbiano ancora per molto, perché sicuramente l'impegno che hanno profuso sarà foriero di prossime soddisfazioni, quindi forza ragazzi per quello che state facendo, metteteci sempre tutto l'impegno e credete soprattutto in voi stessi. Mi sembrava in effetti logico, visto che questa manifestazione era stata organizzata del Rotary, parlarvi del Rotary. A questo punto dico due cose: non lasciate mai un microfono in mano a un rotariano che vi deve parlare del Rotary e né lasciate un microfono non custodito in mano a qualche politico, quindi stasera siete andati proprio male, congiuntura negativissima. Ovviamente sarà molto breve, ma mi sembrava giusto in effetti darvi due accenni di che cos'è questo Rotary, a parte dei rotellini, i capelli bianchi che vedete. Nasce molto tempo fa, nel 1905, il 23 febbraio, c'era un signore che di origini umili, che poi è diventato avvocato, si chiamava Paul Harris. Che cosa fece? Assieme ad altri tre soci voleva impegnare le sue attitudini e la sua specificità nel ruolo che ricopriva nella società proprio per fare il servizio, un servizio diciamo di utilità nei confronti della comunità. Questa parola servizio la sentirete spesso perché stasera diciamo volevo anche farvi partecipare a un momento particolare del Rotary, che era quello di un ingresso di un nuovo socio che in effetti avverrà fra poco, e sentirete questa parola che è quella di servizio, servire al di sopra di ogni interesse personale. Questo è uno dei motti diciamo del Rotary, che la differenzia un po' dalle altre associazioni diciamo di volontariato o comunque associazioni di beneficenza. Pensate che la prima cosa che fecero questi soci nel 1907 fu una cosa molto interessante per l'epoca: non fu costruire una scuola, fu costruire dei bagni pubblici, perché sapevano che in quel determinato momento, storico, era quello che serviva per quel posto. Ovviamente il Rotary poi ha smesso di costruire i bagni pubblici, si è distinto per altre attività, in particolare la polio. Se diciamo siamo a un tanto così dall'eradicazione della polio, lo dobbiamo dare merito anche al Rotary, che oltre ad aver investito diciamo dei soldi, ma questo è un aspetto marginale, ha investito circa 800 milioni di dollari, che non sono bruscolini come si potrebbe dire, ma ha investito personale, ha investito persone che sono andate a fare delle vaccinazioni. Tenete presente che era una malattia molto diffusa e se
qualcuno, forse i ragazzi non potranno ricordarlo, ma quelli che hanno i capelli brizzolati come me si ricorderanno qualche fotografia di qualche polmone d'acciaio, e pensare che c'erano bambini che dovevano vivere il resto della loro vita in un polmone d'acciaio, in effetti questa cosa ci deve rendere, diciamo, molto orgogliosi. Ci sono anche altre attività in cui il Rotary si è distinto, sicuramente come paciere internazionale seduto al tavolo dell'ONU, come borse di studio per i giovani, di questo me ne parlerà un po' Roberto. Si è distinto anche per altre cose, però volevo anche parlare di quello che in effetti ha fatto il Rotary Club di Lauria, perché se no dice sì, fate parte del Rotary, tenete la spilletta, tenete questo aggeggio con i denti vicino, questa ruota dentellata, però alla fine voi che cosa avete fatto? Devo dire che questo è un piccolo grande club, piccolo perché, diciamo, medie dimensioni, perché ormai siamo 65 soci, non siamo nemmeno tanto pochi. Ha fatto delle grandi cose, diciamo, sta cominciando anche a fare delle cose per questa comunità, qualche piccola parolina la dirò, ma sta facendo delle, ha fatto delle grandi cose per quanto riguarda delle missioni nel Camerun. Missioni del Camerun che hanno visto dei nostri soci impegnati, che hanno tolto in effetti tempo alle loro famiglie, hanno tolto risorse anche, hanno tolto il tempo libero e sono andati in Camerun a prestare il loro servizio. In particolare mi rivolgo e voglio in effetti ringraziare personalmente soci che hanno fatto questo, da Giuseppe Rossetti ad Alfonso Chiacchio, che è stato il primo che ha cominciato questa, tra virgolette, avventura, tant'è vero che a livello distrettuale è stato fatto un'associazione proprio di volontariato dei rotariani. Ci sta il nostro prefetto Giuseppe Reale, c'è l'amico Gino Cerrato, c'è Gennaro Nasti, e se magari qualcuno l'ho dimenticato me lo perdonerete. Queste sono le attività che sono state fatte all'estero. A livello locale ci stanno queste manifestazioni che facciamo, quest'anno se il bilancio ci aiuterà vorremmo cercare di fare delle borse di studio per quanto riguarda i ragazzi dell'alberghiero. Abbiamo già contattato l'Alma International per quanto riguarda l'alta scuola di cucina, cercheremo di fare questo, e a livello locale è nostra intenzione quest'anno procedere anche al restauro, con una riffa di beneficenza a Natale, della tomba di Mariano Lanziani, che ci sembrava un giusto tributo ad un illustre personaggio di Lauria. Per quanto riguarda in effetti le nostre attività, diciamo, è un club che ha quasi 50 anni, l'anno prossimo ci sarà il 50enne nel nostro club. Ovviamente per non venire incontro a quello che ti dicevo prima, non mai lasciare un microfono in mano a un rotariano che parlo di Rotary, ovviamente voglio adesso cedere la parola all'assistente del governatore Gennaro Ferrara, che ci dirà un paio di paroline. Grazie. Buonasera. Sono onorato di partecipare a questa bellissima organizzazione del Club di Lauria, perché stare a contatto con i giovani e confrontarci con loro credo che sia un orgoglio rotariano. Chi mi conosce sa che nel mio anno di presidenza io mi sono molto confrontato con i giovani, soltanto assabili esponenti illustri che hanno avuto e ci hanno dato il piacere di dialogare con platee numerose di ragazzi. Non voglio elencarvi tutte le persone che abbiamo ospitato in quelle occasioni. Dicevo, è per me veramente un motivo di orgoglio essere qui stasera, e ringrazio Enzo per aver dato seguito a questa iniziativa e mi auguro che il club continui a perpetuarlo. Volevo dire due cose.
giustamente come dice lui, mai dare una parola a un rotariano o un microfono. Erano più di due, mi limito a dirne soltanto una. La prima, io sono qui in qualità di rappresentante del distretto. Ho di solito l'onore di chiudere le manifestazioni rotariane, però d'accordo con Enzo ho anticipato il mio intervento perché mi volevo un po' ricollocare e soprattutto cercare di far presente a tutta la platea di un'iniziativa che parte dal nostro distretto e quindi dal nostro governatore, il professore Di Donato, che ha voluto far sì che si creasse un interdistrettuale movimento che sarà alla base di una raccolta fondi che deve contribuire alla ricostruzione di un'opera pubblica ad Amatrice. Tutti i Rotary, quindi interdistrettuali, tutti i Rotary italiani contribuiranno a questa iniziativa. Sarà ricostruita molto probabilmente o una scuola o addirittura l'ospedale di Amatrice in base chiaramente ai fondi raccolti. E i fondi alla raccolta fondi contribuiranno anche i club, quindi anche questo club, come il mio club di appartenenza, con delle raccolte che vengono poi di mano in mano valutate. Volevo dire un'altra cosa, perché sentendo il governatore poco fa mi diceva che questa raccolta fondi avrà una caratteristica, i fondi saranno destinati direttamente all'amministrazione comunale di Amatrice, non basteranno per intermediari di nessun genere e in più i rotariani saranno deputati al controllo della realizzazione dell'opera in quanto come direttori dei lavori. Volevo anche ringraziare Enzo perché quando ci stanno giovani è bello sentire parlare un presidente di club e i giovani di Rotary, una cosa che purtroppo si fa poco perché i giovani sanno poco di Rotary. Parlerà di giovani meglio di me Roberto, chiaramente più deputato e meglio anche più bravo di me in tal senso. Ma volevo dire una cosa per riallacciarmi solo un attimo alle parole che ha detto il Presidente. Polers nel suo libro dice, questo per sottolineare i ragazzi, la formazione che si riceve da parte dei genitori, dice papà, che aveva radici molto umili, come diceva Enzo, era un commerciante, il padre di tessuti. Papà mi rubava la domenica per riempire il suo furgone di stracci per portarli alle persone bisognose. Guardate, e io non lo capivo. Guardate come questo gesto forma questo ragazzo, che poi chiaramente forma un'associazione interplanetaria, quindi presente in tutto il mondo, che si occupa di solidarietà. Non parliamo di beneficenza, parliamo di solidarietà. Voglio solo salutare due saluti. Uno ai genitori, che oggi di questi ragazzi orgogliosamente vedono un pochettino anche, sono soddisfatti dei sacrifici fatti. Secondariamente i ragazzi, che adesso chiaramente come noi, si trovano un pochettino a decidere qual è il loro futuro. Vi rifaccio una frase che voi conoscete, di Confucio. Diceva, qualsiasi scelta voi facciate, facciatela con il cuore. Ed è la cosa più bella che vi posso augurare. Saluto inoltre... Scusate un attimo. Penso scusami. Saluto inoltre i dirigenti per essere presenti, ringrazio le autorità politiche,
Ringrazio le autorità politiche per aver partecipato a questa bellissima manifestazione. Ti ringrazio di cuore. Buon proseguimento. Grazie Gennaro per le bellissime parole. Allora, come vi dicevo, stasera è una nostra festa che vogliamo fare in onore di questi giovani che si sono impegnati, però facendo in modo di farvi un po' vedere tra le righe quello che fa il Rotary, abbiamo detto che vi faremo partecipare a un momento importante che è quello dell'ingresso di un nuovo socio. Però prima di fare queste cose volevo in effetti dare la parola a due persone che vi possono testimoniare che il Rotary non è soltanto il club di quelli stempiati o di quelli che hanno i capelli brizzolati, ma è un club in continua evoluzione, un club che pensa ai giovani, perché ovviamente senza i giovani nessun club di servizio può andare avanti. Quindi vorrei che venisse un momento Olga, che è la figlia di un nostro socio, Giovanna Gioia, che in effetti è il delegato Rotaract del nostro club, ci parlerà un po' della sua esperienza col Rotaract di Bari. Prego Olga Ricagni. Buonasera a tutti, spero che questa serata sia di vostro gradimento. Innanzitutto saluto le autorità qui presenti, un saluto caloroso ma anche al presidente del Rotary Club Distretto della Oria 2100, il dottor Caruso. Siamo qui riuniti, come tutti sappiamo ovviamente, per premiare, quindi per omaggiare gli studenti che hanno conseguito voto massimo all'esame di maturità. E vorrei parlarvi brevemente, perché comunque il tempo stringe, però parlarvi brevemente di quella che è stata la mia esperienza, quindi la testimonianza vi porto proprio dell'associazione, insomma, di cui ho fatto parte lì a Bari, perché come sappiamo un po' tutti, insomma, ho studiato a Bari e durante il mio percorso di studi, attraverso insomma, delle conoscenze, mi hanno portata ad entrare, quindi innanzitutto a conoscere e poi pian piano ad entrare in questa bellissima realtà, trovo. E io ero ignara da tutto, fortunatamente però seguendo questi miei coetanei ho potuto confermare, ecco, voglio dire, le loro parole. Infatti si tratta di una realtà molto suggestiva, molto entusiasmante. Entusiasmante perché innanzitutto si fa conoscenza con altri coetanei, quindi si ampliano le amicizie e così via, però poi insieme si dà vita, voglio dire, delle organizzazioni, delle manifestazioni, degli eventi, ma non solo, soprattutto degli aiuti di beneficenza. E questo sì... non solo, voglio dire, con i ragazzi, con gli studenti, però comunque c'è il grosso supporto del Rotary Padrino. Ripeto, è stata per me un'esperienza entusiasmante perché oltretutto è un mondo, è una realtà che non abbandona mai. Che significa questo? Significa che dovunque lo studente va, in qualunque città universitaria, ma lo studente non è mai solo, ha sempre un punto di riferimento che appunto è il Rotaract, quindi la sezione giovanile del Rotary. E non si è mai soli perché anche se lo studente non conosce questa realtà, pian piano approcciandosi viene già riconosciuto come un amico, ecco perché non si sente abbandonato. E io so che è difficile per voi studenti, insomma, che avete concluso la maturità adesso e quindi vi approcciate ad emigrare, diciamo così, in una città universitaria. E quindi so che è difficile partecipare eventualmente alla costituzione e quindi poi al mantenimento di un'eventuale associazione Rotaract.
e anche se è un mio intento costituirla, però è molto difficile. Comunque, se qualcuno è interessato, potete rivolgervi a me personalmente o comunque alle autorità qui presenti senza nessun problema. Io vi ringrazio per l'ascolto che mi avete dedicato e vi ringrazio e vi continuo ancora ad augurare una buona serata, una buona visione. Grazie Olga, molto efficace come sempre. Adesso vi presento il professor Roberto Vona, che un po' ci parlerà un po' di quello che fa in effetti il Rotary per i ragazzi, essendo lui a livello distrettuale il responsabile del RILA. Mi spiegherà anche quali sono le attività che il Rotary fa per i ragazzi. Grazie Roberto. Grazie Presidente. Poi oggi ho capito perché l'ha chiamato, perché non sono stempiato, capelli ricci e non tanto neanche brizzolati. Quindi questo è il motivo principale. Allora, veramente un piacere, ovviamente io poi con i giovani ho un rapporto quotidiano perché faccio professore universitario, quindi tra l'altro insegno al primo, al terzo e al quinto anno, sono a economia, Federico II, e questo lo dico perché poi magari qualcuno di voi vuole qualche informazione particolare, dopo possiamo sempre spendere qualche parolina. Per cui io poi comincio con i ragazzi come voi, comincio il 20 di settembre, i miei corsi cominciano subito e quindi diciamo ho queste belle aule di ragazzi come voi appena diplomati che mi danno sempre moltissimi stimoli e grandi soddisfazioni. Parlando di Rotary, cosa fa Rotary? Quindi diciamo questo poi è il motivo vero per cui tu mi hai chiesto di fare questa breve chiacchierata qui. Beh, innanzitutto partirei dall'inno, perché noi forse vi abbiamo anche un po' così stupito, perché ci siamo tutti insieme, ci siamo messi lì a guardare le bandiere, abbiamo ascoltato tre inni, l'inno nazionale, l'inno alla gioia, l'inno europeo e l'inno rotariano. Tra l'altro bello in questa versione particolare cantata, dove, devo dire che non si sente tanto spesso, dove si sentono poi le parole importanti che caratterizzano e qualificano l'attività rotariana, i valori rotariani, no? La fratellanza e il fatto di diciamo fare insieme questa diciamo, attività di ascolto e poi di canto dice alcune cose importanti del Rotary. Insomma, il Rotary è un'associazione che vuole coinvolgere, vuole unire e quindi nel canto si trova anche diciamo questo, quindi un elemento di con maggiore semplicità, con maggiore facilità, un motivo di vicinanza. Poi se ispirati dai valori nazionali, valori europei, valori del fare insieme, indubbiamente questo può essere già un primo indizio importante su quelle che sono le attività qualificanti di questa organizzazione. E indubbiamente questo secondo me è un caposaldo davvero importantissimo. Cosa fa il Rotary per la società? Questo un po' vi è stato detto, un'organizzazione straordinaria che ha oltre 100 anni, che forse in questo gagliardetto dove non tutti riuscite a vedere, ma questo è il gagliardetto che rappresenta il presidente internazionale di quest'anno, quindi c'è questo mondo e quindi questo sistema diciamo, di cerchi che lo abbraccia, quindi la fratellanza, la vicinanza e la caratterizzazione internazionale di questa organizzazione, che è una forza straordinaria. Guardate, voi se prendete un mappamondo, quindi, o prendete un planisfero, quello che volete voi, quello che avete a casa, e lanciate una freccettina, voi dovunque, anche in mezzo al mare, trovate un club Rotary e un rotariano che sfoglia, oggi chi è amante come me del libro ancora sfoglia, ma se e noi forse abbiamo dato prima prova di non essere proprio dei grandi diciamo frequentatori di tecnologie, mentre suonavano i telefonini andavamo un po' in panico oppure improvvisamente il microfono si spegneva, ma questo accade in tutte le
iniziative, diciamo, convegnistiche, il panico da tecnologia. Ma quindi, ma o sfogliando, o oggi consultando, diciamo, su banche dati, voi trovate un numero di telefono di un rotariano in Oceania, buongiorno, in inglese preferibilmente, questa è un'altra cosa che dovete tenere ben chiara, insomma, l'inglese è importantissimo per il vostro futuro, almeno l'inglese, chiedete del presidente del Rotary, del prefetto del club, e state pur certi che vi risponderanno con la massima cordialità, si metteranno a disposizione, se volete andare in quel posto vi accoglieranno, vi daranno informazioni, e quindi è una grande, grandissima, potentissima, strepitosa organizzazione di amici mondiale. Cosa fa per i giovani? Questa grande organizzazione quindi fa tantissime cose per il mondo, e lo fa a livello centralizzato, lo fa a livello periferico, lo fa con una tale forza che è difficile raccontarlo. Il Presidente prima aveva parlato della polio, ma perché la polio è una cosa che in qualche modo sintetizza e rappresenta in modo semplice, ma le tantissime centinaia, migliaia di iniziative che si fanno nei singoli territori veramente sono tutte di grandissimo impatto. Cosa fa in particolare per i giovani? Perché poi questo dovevo dire oggi, io qualcosina su questo. Allora, l'amica di prima ha detto, portando la sua testimonianza, ha introdotto questa piccola classificazione, Rotary, Rotaract, per cui mentre Rotary è un'organizzazione che accoglie, diciamo professionisti, imprenditori, persone, diciamo, che hanno raggiunto una maturità nella loro attività professionale, quindi normalmente, a parte le stempiature e le brizzolature, in genere si posizionano dai 40 anni a salire, anche se la, diciamo, politica di reclutamento rotariana internazionale spinge verso un abbassamento, diciamo, di questa soglia, ma normalmente, mediamente, è un po' questo. Per i giovani c'è un'organizzazione che fa parte del sistema rotariano che si chiama Rotaract, appunto, che assieme a giovani che vanno dai 18 ai 30 anni. Poi ce n'è una ancora più giovane, quindi c'è un'organizzazione di ragazzi che sono sotto i 18 anni che si chiama Interact. Queste sono le tre associazioni che insieme lavorano con Valori Rotariani per fare iniziative nelle comunità di riferimento. Cosa fa il Rotary? Il Rotary che vuole fratellanza, vuole mettere insieme le persone, ma soprattutto il Rotary vuole stimolare l'emersione del talento. Cioè, una delle grandi caratteristiche del Rotary è quella di cercare di far emergere il talento e farlo anche consolidare. Quindi sì, spesso noi parliamo da rotariani di iniziative rotariane di solidarietà, ne abbiamo appena parlato, quindi il Rotary si muove immediatamente, il cataclisma anche giapponese, vi ricorderete, il Rotary subito in campo nello spazio di 24 ore a livello internazionale, subito mette in campo risorse, uomini, volontari e in modo molto concreto. Però il Rotary è una grande organizzazione che vuole favorire l'emersione del talento e il consolidamento delle professionalità. Quindi con riferimento ai giovani in particolare è a caccia di talenti, e quindi lo fa in modo strutturato, promuovendo organizzazioni, quindi a livello giovanile, a livello medio giovanile. Perché la convinzione è che in questo modo, conoscendosi, unendosi, cantando insieme, stimolando anche l'attitudine al fare, lo si cantava nell'inno, no? L'attitudine al fare per gli altri, al fare nell'interesse di altri, quindi al di là degli interessi personali, questi sono i valori fondamentali del Rotary, quindi per gli altri, per le comunità, in modo molto pratico e operativo. Quindi nelle varie palestre rotariane, quindi Interact, Rotaract, si vuole fare questo. Quindi hai un talento, dimostralo, è l'occasione per farlo, metti in campo le tue capacità, confrontati con gli altri, non rimanere isolato. Noi viviamo una grande epoca di isolamento, noi siamo iperconnessi tutti quanti, ma siamo anche iperisolati tendenzialmente, cioè ci
connettiamo con tutti perché pensiamo che di essere super social, ma molto spesso siamo soli e viviamo anche di grandi, grandissime solitudini. Il Rotary vuole superare questi rischi, non è contrario alle tecnologie, tant'è che favorisce anche la formazione di club, di giovani, addirittura internet, quindi laddove per esempio i ragazzi non hanno la possibilità perché stanno lavorando, si stanno accreditando anche attraverso queste forme nuove, quindi non è contro, però è soprattutto a favore della fratellanza, dell'amicizia e della vicinanza, quindi tecnologia sì, ma i valori della conoscenza, ci si deve conoscere perché insieme ci si deve confrontare e ci si deve unire, perché il mondo va verso un po' l'isolamento, ma va anche pericolosamente, tra virgolette, verso l'esplosione, cioè e quindi l'unione, la conoscenza, il superamento anche di convincimenti sbagliati, quindi Rotary è un'organizzazione laica, che non guarda male nessuna religione, anzi, quindi l'amicizia che fa superare le difficoltà e che favorisce la pace, quindi è una grandissima organizzazione di pace, è una grandissima organizzazione di stimolatori di talenti, ma anche un attore importante di pace, attraverso l'amicizia e la conoscenza. E come lo fa? Come lo fa praticamente? A parte la creazione attraverso i club padrini, Rotary, la nascita di questi piccoli club a livello locale, ma lo fa anche con iniziative di carattere più generale promosse dalle organizzazioni territoriali più grandi. Nel caso nostro noi siamo parte di un distretto, io sono un aziendalista, e questo è un concetto tipicamente aziendale, cioè un insieme di club organizzati su base territoriale. Il nostro territorio è un territorio Calabria, Campania e Lauria, territorio di Lauria, quindi diciamo, è un pezzo importante del nostro distretto. E quindi a livello distrettuale il Rotary organizza delle iniziative di spinta verso il talento che apre a tutti, anche a giovani che non sono ancora magari o rotaractiani o addirittura interactiani. E questo è proprio il RILA di cui diceva prima il presidente. RILA significa, con la Y, Rotary Youth Leadership Awards, cioè è una iniziativa tra l'altro internazionale che noi organizziamo nel nostro distretto, ma che ogni anno si fa in tutto il mondo, quindi ogni anno il Rotary organizza centinaia di RILA in parallelo su scala mondiale, e tutti gli organizzatori dei RILA si sentono tra di loro, si scambiano idee e cercano di confrontarsi anche loro per cercare di fare sempre meglio, perché attraverso l'amicizia, attraverso questo tipo di azioni sicuramente si favorisce il miglioramento, no? delle cose. Il RILA che cos'è? Lo dice un po' la parola, è una iniziativa che favorisce l'emersione della leadership. Poi ognuno lo organizza a modo suo, io l'ho fatta a Napoli 2 anni fa e la farò, anzi l'ho 4 anni fa, l'ho fatta 4 anni fa, la faccio quest'anno di nuovo a Napoli nel marzo-aprile dell'anno prossimo. Un gruppo, quando l'ho fatta la volta scorsa, perché le selezioni ancora non sono partite, quindi queste sto dicendo delle piccole anticipazioni, ma mettemmo nella stessa aula 45 ragazzi selezionati tra tutti i club Rotary del distretto, quindi 44 giovani, quasi tutti i club avevano un loro giovane partecipante all'iniziativa, quindi selezionati dai club. I club finanziano la partecipazione di questi giovani a RILA, e questi giovani per 4 giorni pieni sono stati a Napoli, ospiti del Rotary, quindi un poco i club, un poco il distretto, e sono stati in albergo 4 stelle, sono stati all'università, hanno seguito seminari, hanno fatto iniziative
molto pratiche, hanno lavorato a progetti di sviluppo di imprese. Io voglio dare un po' la mia personalità, naturalmente occupandomi di nuove imprese, di start-up, un po' di voi forse avete sentito queste cose, per cui questi 40 ragazzi che poi venivano dai posti più diversi, avevano formazioni culturali delle più differenti, da medici, avvocati, già laureati, ancora non laureati, ragazzi quindi molto motivati, si sono anche divertiti a fare progetti di sviluppo di iniziative di impresa che valorizzavano un po' il territorio distrettuale. Tutto questo poi anche con attività, diciamo, ludiche, serali, sempre organizzate, caccia al tesoro, teatro, insomma cose quindi che sono anche belle e piacevoli, questo per darvi anche un po' il senso che le cose si fanno seriamente, però si fanno anche con uno spirito leggero. Questo per parlare di Lilla, quindi magari qualcuno di voi che ha voglia, tra i più bravi, voi si potrà stabilire un criterio, sappiate insomma che nei prossimi mesi partirà il bando, quindi qualcuno di voi fosse interessato può dirlo ai nostri amici vertici di questo club e vedere magari di proporre la candidatura a Rila dell'anno prossimo. Poi cos'altro si fa? Diciamo, questa è l'iniziativa, diciamo, forse più importante. Una cosa anche molto carina che voglio evidenziare: il Rotary favorisce lo scambio, quindi l'amicizia tra ragazzi di tutto il mondo attraverso dei programmi che si chiamano Scambi Giovani. Scambi Giovani nel Rotary a livello internazionale sono straordinari. Ci possono essere scambi annuali, cioè un ragazzo che parte da qui e sta un anno in un altro posto del mondo e poi ospite di una famiglia e poi diciamo un altro giovane torna e sta un altro anno qua, quindi fatti con famiglie di rotariani, quindi con livelli, diciamo, di attenzione, di serietà straordinari, scambi mensili, oppure ci sono quelli che sono scambi più brevi, si chiamano camp rotariani, ci sono camp dei più incredibili, canoa, vela, in Europa, in India, in Israele, a Taiwan. I miei figli ogni anno si fanno un camp rotariano assolutamente gratuiti, cioè i ragazzi si fanno 15 giorni in un camp dove ci sta un italiano, un egiziano, un turco, un israeliano, un tedesco, quindi una cosa straordinaria. Imparano la lingua, perché naturalmente tutto questo li costringe a parlare per forza in inglese, e tornano davvero cambiati, perché chiaramente si confrontano. Quest'anno mio figlio per esempio è stato portato a Copenaghen, entra in un posto, entra un bosco, stavano solo loro, mi diceva papà, ma siamo in una cosa, sembra quasi un film gli hanno lasciato, ogni mattina gli portavano la spesa, dovevano cucinare, fare, organizzare, cioè facevano tutto da loro. Quindi nel giro di 15 giorni sono veramente completamente cambiati. Queste sono delle iniziative più strutturate. Poi chiaramente, come dicevamo, ogni club fa tante cose per i giovani. Io ricordo per esempio, sempre per parlare degli indi, l'anno che ho fatto io il presidente, chiamiamo il coro delle voci bianche e chiedemmo al coro delle voci bianche di fare gli inni, i tre inni cantati, tutti i ragazzini, ovviamente meno di 18 anni, questo per dirne una. Un'altra cosa molto bella che fa sempre in ambito musicale i Rotary a livello distrettuale è l'orchestra dei giovani del Rotary. Una amica bravissima rotariana, anche lei è stata presidente, che è maestra, diciamo, pianoforte al conservatorio, ha avuto la delega già da un po' di anni, formare una orchestra di musicisti giovani che frequentano i vari conservatori del distretto. Sono selezionati quindi una serie di giovani promettenti in vari strumenti, sono stati messi insieme da questa bravissima musicista, concertista napoletana, e vengono sostenuti, perché chiaramente voi sapete che la musica non è che offre tantissime occasioni, diciamo, professionali, non sono semplici, per cui o diventi professore a scuola oppure puoi fare, sì, se sei un fuoriclasse puoi fare il concertista, ma
insomma, se no, diciamo, grandi nelle orchestre, diciamo, le possibilità, chissà, non è che chissà quante ne sono, poi le orchestre tendono a chiuderle e non, e quindi sostiene la, diciamo, lo sviluppo professionale di questi giovani con delle borse di studio e soprattutto li aiuta a fare esperienze internazionali, li fa esibire nel distretto in tantissime occasioni. E questo, diciamo, secondo me è una delle caratteristiche che qualifica il Rotary, quindi uno scopritore di talenti, un operatore di pace e anche un sostegno, specie per chi non ha la fortuna di avere una famiglia con la forza per poter accompagnare magari la crescita del giovane. Quindi credo che da questo punto di vista, penso che un'idea ve la siete fatta, e naturalmente sono a vostra disposizione se avete qualche domanda particolare, sia di carattere rotariano, sia magari anche di carattere universitario, perché ci tratteniamo ancora qui. Grazie ancora e bocca al lupo a tutti. Grazie Giovanni, Roberto, avete capito perché l'ho invitato, molto diretto, molto efficace. Adesso, come vi dicevo prima, abbiamo aperto un po' le porte del Rotary e facciamo assistere a un momento molto particolare, molto bello, quello dell'ingresso di un nuovo socio. Per i non rotariani vi spiego un poco quello che avverrà. Per accedere al Rotary ovviamente c'è una persona che conosce le qualità di questa persona, che è un socio del Rotary, un socio presentante, che elencherà un po' quello che è un curriculum, non tanto un curriculum, diciamo, studiorum o un curriculum anche professionale, ma le cose che poi hanno fatto sì che questa persona, che ha già frequentato ovviamente il Rotary, possa in effetti dare il suo contributo a quello che è l'idea del Rotary, quello del servizio, quello di mettere in pratica, di mettere a disposizione di tutti e della comunità le sue conoscenze, la sua professionalità, la sua etica. Chiamo quindi Bruna Gagliardi. Che tutti conoscete, e il socio presentante e il segretario del club, Nicoletto Cantisani, che un po' ci farà menzione del suo curriculum. Prego Nicoletto. Allora, brevemente, si sente? Brevemente il curriculum professionale della dottoressa Bruna Gagliardi, che da questa sera per noi rotariani sarà solamente Bruna. È nata a Lauria il 6 ottobre del 65, si laurea in medicina veterinaria con 110 lode presso l'Università Federico II di Napoli. Lì, nella stessa università, consegue la prima specializzazione in fisiopatologia della riproduzione, la seconda in ispezione degli alimenti, nonché ha frequentato diversi corsi di alta specializzazione. Consegue il massimo punteggio e il corso per diventare lead auditor, rientrando così nell'elenco regionale dei pochi titolari ad esperire detto ruolo. Ha lavorato come dirigente presso l'ASL di Castrovillari, presso l'Assia, che è un'azienda regionale, presso la Regione Basilicata al Dipartimento di Salute e Sicurezza, e dal 2004 è dirigente veterinario dell'ASP di Potenza. Oggi ricopre il ruolo di dirigente ispettore degli alimenti nella sede lavorativa di Lauria. È stata anche nella sede di Venosa e nella sede di Lago Negro. Ha rappresentato la nostra regione presso il Consiglio dei Ministri e nella Conferenza Stato-Regioni in materia di sicurezza alimentare, ma l'amore per la sua terra è stato più forte del tipo di carriera che si era avviata a fare a Roma, e ha scelto di tornare ad operare nel nostro territorio.
a giugno è stata quasi cooptata e candidata al Consiglio Comunale di Lauria, dove è stata la prima eletta e oggi ricopre la carica di vice sindaco e assessore alle politiche sociali, alla salute, all'ambiente e all'innovazione. Ovviamente ci sono due momenti precisi, il momento che appuntare appunto questo che è il nostro simbolo, quello della rotellina, che è cambiata negli ultimi anni, prima però era una ruota di carro, c'erano 17 raggi e 24 denti, questo vuole simboleggiare che praticamente il Rotary fa delle attività che non sono mai slegate l'una dall'altro, cioè questi meccanismi, questa rotellina per muoversi ha bisogno che ci siano tante altre rotelline vicino a loro, quindi fortemente simbolico. Quindi ci sarà questo dono di questa rotellina che quindi fa sì che Bruna faccia parte della famiglia del Rotary, e poi da parte sua c'è una dichiarazione di intenti in cui sentirete quella parola che vi ho detto, servizio, che riecheggerà un paio di volte. Consapevole che lo scopo del Rotary è quello di incoraggiare e sviluppare l'ideale del servire, inteso come motore e propulsore di ogni attività. In particolare mi impegno a promuovere e sviluppare relazioni amichevoli tra i soci, per renderli meglio atti a servire l'interesse generale, informare ai principi della più alta rettitudine la pratica degli affari e delle professioni, riconoscere la dignità di ogni occupazione utile a far sì che essa venga esercitata nella maniera più degna, quale mezzo per servire la società, orientare l'attività privata, professionale e pubblica dei singoli al concetto del servizio, propagandare la comprensione, la buona volontà e la pace fra nazione e nazione mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra gli esponenti delle varie attività economiche e professionali, uniti nel comune proposito e nella volontà di servire. Frequentare con assiduità le riunioni del club e del distretto, assicurando il mio contributo personale a tutte le iniziative. Rispettare lo statuto ed il regolamento. C'è ovviamente la consegna del programma di quest'anno, all'interno del quale ho messo la lettera del nostro GERM, che è il presidente internazionale del Rotary, e poi un'altra cosa che in effetti riprendiamo una vecchia abitudine, voglio omaggiare delle chiavi della nostra sede. E volevo, giustamente il segretario mi faceva notare che il nostro club è una delle poche, diciamo, club che hanno una loro propria sede, ed è stata anche sede distrettuale. Prego. Cercherò di essere brevissima, anche perché so che ci sono altri oratori dopo di me. Intanto ringrazio tutti. Dire che sono emozionata mi pare scontato, così come dire che sono felice ed onorata di essere qui. Ringrazio in particolar modo Nicoletto e anche Alfonso, che hanno voluto far convergere sul mio nome la volontà di questa new entry di stasera. Devo confessarvi, e lui si ricorderà bene, che quando Nicoletto mi ha portato questo invito per l'ingresso a Rotary sono rimasta un tantino
così, disorientata, anche un po' meravigliata. E ho cercato di focalizzare subito l'attenzione su quella che è il principio ispiratore del Rotary, che ricordavo e che ho comunque fatto in modo di approfondire, cioè proprio la volontà di darsi agli altri, di spendersi per gli altri in maniera disinteressata. E poi attorno a Rotary, come molto spesso succede nella nostra società, si creano dei falsi miti, o meglio, i luoghi comuni inficiano quello che può essere quella che può essere la vera essenza di alcune situazioni. E Rotary purtroppo ha prestato in passato spesso il fianco a questa cattiva interpretazione, è stata molto spesso vista come un fatto di elite, senza sapere che si spende per il sociale, come una casta. In realtà io poi ho cercato di guardare con un occhio scevro da qualsiasi condizionamento al mondo rotariano ed ho visto un esercito, una squadra di uomini e di donne impegnati, dediti, attenti, un vero e proprio esercito, una famiglia allargata, ispirata ad un modello solidale. E tutte persone con provenienza diversa che corrono su binari diversi, ma che hanno un unico obiettivo, un'unica meta: migliorare la qualità della vita della propria collettività e anche di collettività in mondi lontani. E allora, quando osservo l'azione del Rotary a sostegno della microimprenditoria o a sostegno dei giovani che devono affacciarsi al mondo del lavoro, o ancora verso l'attenzione verso un'economia sostenibile, che è l'antesignana poi della green economy verso la quale il mondo sta andando e deve andare se vuole salvarsi, allora se la mission del Rotary è tutto questo, io sono doppiamente felice e doppiamente onorata di essere qui. E una parola mi sento di spenderla anche per il diritto alla salute. Non vorrei ripetere quanto ha detto prima di me il professore o il governatore, mi pare che sia, no, l'assistente governatore. La lotta alla polio portata avanti dal Rotary è qualcosa alla quale dovremmo inchinarci tutti. Io ho frequentato a Napoli l'università, negli anni '80 ancora c'erano casi di poliomielite. Ebbene, oggi vediamo questa malattia quasi debellare interamente in tutto il pianeta. E anche il sostegno verso piccoli ospedaletti da campo sperduti nelle varie parti del mondo, che noi possiamo soltanto immaginare attraverso la testimonianza di medici in prima linea come gli amici rotariani. Ebbene, queste sono azioni concrete che testimoniano l'essenza vera del Rotary, e questo spirito incontra lo spirito solidaristico di noi amministratori, e mi permetto di salutare il mio sindaco, di noi amministratori, anche una educazione alla quale sono stata abituata nella mia famiglia, pensare al prossimo prima ancora che a se stessi. E quando un buon amministratore incontra associazioni come queste, la sinergia diventa un elemento così felice. La sinergia di due forze, di una buona politica, quella politica del fare, che deve dare risposte, insieme ad associazioni come quella rotariana, attenta alle fasce deboli, alle frange di popolazione che vivono disagio, e soprattutto alla garanzia per diritti importantissimi come quello alla salute e alla vita, e beh, allora questo connubio può dare un nuovo slancio all'intera società mondiale, vessata oggi non solo da un'economia stringente che schiaccia le idee e i progetti, ma anche da quei rigurgiti, da quelle frange che tentano di cancellare la democrazia e la libertà, quei valori a cui noi siamo abituati e che diamo per scontati. E allora il mio impegno come amministratore, come donna, come madre, come professionista, da domani vedrà anche un nuovo impegno, l'impegno di rotariana, nel tentativo di stimolare il dialogo, la dialettica e far nascere una nuova coscienza civile, fondamento e presupposto indispensabile per una crescita collettiva. Io auguro a me stessa
in primis, e poi a tutti gli amici rotariani buon lavoro. Sono certa che la strada sarà in salita, ma il percorso sarà meno difficile, più agevole e sicuramente più costruttivo se fatto tutti insieme. Grazie a tutti voi. Grazie Bruno e benvenuta. Allora ovviamente adesso ci accingiamo al momento più importante, al momento per cui siamo tutti qui, quello di dare un nostro augurio, un nostro benvenuto, un nostro forza ragazzi a questi giovani che si sono tanto impegnati. Intanto chiamo il dirigente, la professoressa Rosetta Pisani dell'Istituto Milaglia, che in effetti rappresenterà l'istituto al posto del dirigente Nicola Straface. Prego. E ci dirà, se vuole, alcune parole e poi ovviamente chiamerò alcuni ragazzi, chiamerò poi in ordine i sindaci che assieme al dirigente premeranno materialmente questi splendidi ragazzi. Allora, non vi nascondo che nonostante sia abituata a parlare con i ragazzi, sono molto emozionata in questo momento perché è un momento importante per i nostri ragazzi e io sono felice per loro, partecipo alla loro felicità, perché un insegnante non può che essere felice del successo dei propri ragazzi, perché a quel successo ha collaborato, ha dato per quel successo. Quindi sono orgogliosa per loro, sono orgogliosa anche di rappresentare l'Isis Miraglia di Lauria, ma soprattutto sono contenta, ecco, veramente è un sentimento forte che provo, vedere questi giovani ragazzi qui presenti essere premiati, ed è bello che venga loro riconosciuto il loro valore, il loro impegno, la loro fatica, il loro sudore, perché per raggiungere certi risultati si suda, si lavora, e loro lo sanno questo. E sanno anche che nel futuro dovranno lavorare, sudare, per raggiungere risultati ben più soddisfacenti, che può essere la laurea, che può essere la realizzazione nel mondo del lavoro, che può essere la famiglia, che può essere la solidarietà, che può essere il rapporto con gli altri, che può essere la capacità di sapersi rapportare agli altri, la capacità di saper conseguire e vivere bene i successi, ma anche la capacità di saper vivere a volte gli insuccessi che nella vita ci sono. Ma voi ragazzi so bene che siete capaci di farlo, saprete vivere con umiltà i successi, ma saprete vivere con coraggio, con forza, anche eventuali insuccessi, che io vi auguro di non avere mai, perché vi auguro felicità sempre, successo sempre, come professionisti, come persone, come genitori, come insegnanti, voglio dire, se sarete insegnanti. E vi renderete conto quanto sia importante per un insegnante dare ai propri alunni ciò che meritano e vederli appunto realizzati, vederli felici, vederli soddisfatti, contenti di quello che hanno raggiunto e ottenuto. Io voglio ringraziare il Rotary Club per averci invitato e sono veramente orgogliosa di questa partecipazione. Sono orgogliosa perché mi sono resa conto, io non conosco questo club, mi sono resa conto che le iniziative che porta avanti sono davvero lodevoli e io auguro a tutti voi di poterli realizzare questi obiettivi felicemente e con grande successo, perché sono davvero lodevoli. E se noi possiamo in qualche modo collaborare, partecipare, poiché ne riconosciamo, penso, la validità a tutti,
saremo ben felici di poter partecipare in qualche modo e collaborare al successo di queste iniziative. Quindi veramente mi sento orgogliosa di essere qui stasera, ma soprattutto mi sento orgogliosa di rappresentare i miei alunni, chiaramente, ma tutti gli altri alunni che hanno lavorato come i miei alunni per questa premiazione. Avete lavorato, ripeto, con grande fatica, avete raggiunto i vostri risultati. Ma voglio anche complimentarmi con i genitori. Parte di questo risultato lo dobbiamo anche a loro, ai genitori che hanno avuto la pazienza, l'amore per i propri figli, a seguirli, a stare loro vicini nei momenti di felicità, ma anche nei momenti di sconforto. E soprattutto mi voglio congratulare con loro, perché questo successo è dei ragazzi sicuramente, ma è anche della famiglia, dei genitori. E poi mi dovete permettere, non voglio essere, non voglio peccare di presunzione, ci mancherebbe, voglio dire, perché non è nel mio stile, però questo successo lo dobbiamo in parte anche alla scuola. Alle scuole. Che voi avete frequentato, ragazzi, dove voi avete trascorso gran parte della vostra vita, perché se facciamo i calcoli forse avete trascorso più tempo all'interno delle mura della vostra scuola che a casa, a metà della giornata a scuola, senza contare poi gli incontri pomeridiani, via dicendo. Quindi la scuola penso che abbia un merito anche per la realizzazione di questo successo meritato da voi, per il quale voi avete lottato, che sicuramente è tutto vostro. Un pochino però, raga, un pochino, un minimo di riconoscimento vorrei che lo deste anche a noi insegnanti, alla scuola, a questa importante istituzione il cui compito è quello di formare i ragazzi, di formarli per quanto riguarda l'acquisizione delle competenze, dei contenuti, delle abilità, insomma di tutto quanto, ma di formarli come persone. E questo penso che sia l'obiettivo più grande che ogni scuola, che l'istituzione scuola si pone. E veramente con grande, immensa felicità, ecco, mi auguro di aver collaborato, che la scuola che avete frequentato abbia in qualche modo collaborato alla vostra formazione come persone, alla vostra formazione come esseri umani. Ragazzi, vi auguro che ogni vostro desiderio si realizzi, che siate felici. Un abbraccio grande, un bacio grande e vi auguro di volare sempre alto. Volate sempre alto. Grazie, grazie a voi. Tutti grazie. Un grazie anche ai genitori. Arrivederci. Rimanga qui che assieme al chiamo quindi il sindaco di Lauria, Angelo Lamoglia. Un applauso. Buonasera a tutti, io sono onorato di presenziare questa prima manifestazione da sindaco, perché sono socio, sono ancora di più onorato e faccio gli auguri alla neo ingresso, il mio vice sindaco Bruno Gagliardi. Penso che avete avuto in questi pochi minuti l'opportunità di apprezzarne, diciamo, le qualità e che poi avrete modo di testarne nel prosieguo, perché è molto determinata e molto propositiva quello che serve a Rotary. Io come lei a suo tempo entrai nel Rotary perché non con uno spirito, diciamo, critico, ma preso da curiosità, preso, diciamo, dallo spirito di voler capire come funzionava, in che modo si prodigasse, attraverso amici Alfonso, Nicoletto, poi Michelangelo e gli altri, ho avuto modo di apprezzare come lo spirito service above self, ovvero il servizio al di sopra
di se stessi, che è un po' quello che deve contraddistinguere anche gli istituti scolastici, che sono la base all'interno dei quali ognuno di noi si forma, sono la base attraverso cui viene data la classe dirigente del futuro. Però attenzione, ci sono i più meritevoli che attengono al mondo scolastico, il che vuol dire che non la vita, come diceva la professoressa, ti mostra un mondo diciamo limpido, chiaro, ovvero sgombro da ostacoli. La vera battaglia sarà quella di affrontare gli ostacoli, sarà quella comunque di superarli, sarà quella di andare in una competizione che deve relegarsi al ruolo delle diversità, perché non è detto che chi è che eccelle in un settore possa eccellere in tutti i settori. La diversità è quello che ci rende forti e competitivi, è quello che crea una cioè la vera competitività all'interno dei vari settori. Quindi la scuola è lo strumento attraverso cui noi tutti ci formiamo, e le eccellenze di cui il Rotary diciamo si fa carico volendole premiare più per dare un riconoscimento, devono essere l'elemento attraverso il quale noi riusciamo a portare un segnale di una società che si confronta a tutti i livelli, che si confronta con tutte le competenze e che non fa diciamo delle differenze tra quelli che possono essere i settori, le competenze, oppure diciamo le diverse competenze che possono contraddistinguere la nostra società, perché sarebbe un errore sentirsi al di sopra di tutto semplicemente perché si eccelle in un ramo. Bisogna capire che il mondo e la vita quotidiana è fatta a 360 gradi di tutte quelle che sono le sfaccettature che viviamo quotidianamente, e che premiare la meritocrazia è un elemento che deve contraddistinguerci a partire da una serata come questa. Chi è che è meritevole e consegue i migliori risultati deve essere in grado di trasferire, quindi service above self, trasferirlo a chi c'è di fronte, in tutti i mestieri, in tutte le competenze, in tutte le sfaccettature. Io faccio da sindaco, ringrazio il Rotary Club di Lauria, che devo dire ho avuto modo di apprezzare, si distingue non solo nell'ambito del club, ma anche al di fuori del club. Organizza delle missioni, cerca di porsi sempre di più l'obiettivo di poter andare oltre, come per esempio l'attrattiva per i giovani, si è riposto oltre a quello a cui citava prima, pure nella giovialità di vivere una competizione di un torneo, di ripiegarsi sugli sport, di andare incontro a quelle che sono le esigenze, cioè mostrando un volto diciamo non elitario ma aperto, comunitario. Cioè questo è stato, io sono stato forse uno dei fortunati, sono entrato nella fase in cui ci si apriva e ci si legava diciamo ad un contesto estremamente diverso, ad un contesto che voleva essere al passo della tecnologia ma anche e soprattutto umano, perché è vero quando si diceva prima, spesso con le tecnologie abbiamo aperto molti punti di solitudine, perché spesso quando poi si spegne il monitor, si è soli, la solitudine è qualcosa che si vive a livello interiore. Ma non vi voglio turbare e non voglio andare oltre, vi voglio ringraziare dicendovi che in qualità di sindaco e di rotariano sono onorato questa sera di far parte di questa iniziativa e di partecipare alla premiazione. Saluto tutti, saluto il tavolo di presidenza, saluto i colleghi sindaci e mi scuso, non me ne vogliate, se poi dopo andrò via, non parteciperò al conviviale di dopo, cercherò di recuperare, so che Nicoletto su questo è molto severo, riprenderò da settembre, cercherò di essere più presente, grazie. Grazie Angelo, rimane qui con noi. Siamo quindi Vice Conti Federico. Prego. Complimenti. Una foto, ovviamente. Grazie, un applauso, in bocca al lupo. Volevo sapere se c'era qualcuno in rappresentanza di Cristiana Chiarelli. Penso che non ci c'è. Venga. Complimenti signora.
in bocca al lupo e tanti auguri per tutto. Una foto già fatta, grazie. Francesca Innecco. Tanti auguri, complimenti. Grazie Francesca. Salvatore Zuardi. Vieni Salvatore, bravo, bravo a tutti. Prego. Grazie, tanti auguri. Alessia Franco. Brava, complimenti. Auguri, in bocca al lupo. Fedele Cosentino. Tanti auguri, in bocca al lupo, e grazie. Non ce li mangiamo. No, sicuramente. Sì, sì. Chiara Cataldi. Tanti auguri, brava, un applauso, se non sbaglio, Chiara doveva anche ritirare da parte di Giovanna Ceccherini, che non è venuta, un applauso anche per Giovanna, per motivi di studio. Preparazione. Grazie Angelo, adesso passiamo, grazie di essere venuto, grazie di essere intervenuto. Chiamo quindi Rocco Bruno, sindaco di Rotonda, 15 parole. Sì, buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio il Presidente, il Dottor Caruso per l'invito, per me saluto poi tutti i presenti, i genitori e poi questi ragazzi assolutamente meritevoli. È un vero piacere e con piacere ho accettato l'invito e sono qui presente. Mi unisco poi anche alle parole del sindaco, purtroppo anch'io dopo, al termine della cerimonia, sarò costretto ad andare via. Mi complimento con voi ragazzi, avete fatto un percorso di studio effettivamente ad alti livelli e il voto finale ne è appunto l'espressione, quindi la conseguenza diretta. Sono stati sicuramente 5 anni di sacrifici, 5 anni di lavoro, 5 anni di responsabilità, di dedizione, ma anche di passione. Forse alla base vi sono anche delle doti naturali, che però sappiamo bene che se non sono seguite poi da appunto una passione, da una dedizione allo studio, dalla voglia di emergere, da sole queste non possono assolutamente bastare. Però oggi godetevi assolutamente questo bel giorno, perché lo meritate tutti, lo meritate voi, lo merita l'istituto, lo meritano i professori, ma lo meritano, come diceva giustamente la professoressa, anche i genitori. Oggi giustamente avete concluso in maniera eccellente un primo percorso di studi, possiamo dire che avete concluso parafrasando poi un po' lo sport, al ciclismo, possiamo dire avete vinto il vostro personale giro d'Italia. Adesso vi aspetta forse un percorso a tappe più prestigioso,
che è quello, lo possiamo paragonare al Tour de France, no? Quindi sappiamo bene che rispetto poi al Giro d'Italia ha ovviamente un'altra sicuramente importanza, per cui adesso non vi accontentate di aver vinto questo primo percorso, ma fin da subito, perché adesso le vacanze sono finite, a breve ripartirà la vostra nuova vita universitaria, e con lo stesso impegno, la stessa passione, la stessa voglia di emergere, la stessa responsabilità, lavorate e studiate, perché sicuramente, così come avrete compiuto in maniera eccellente questi 5 anni di maturità, saprete fare altrettanto bene nel mondo universitario, e poi mi auguro nel mondo universitario. Quindi mi aggiungo poi all'augurio della professoressa, il mio augurio è quello di, come si diceva in un film molto importante, Blow, di avere sempre il vento in poppa e di volare quindi in alto. Quindi complimenti a tutti, complimenti a voi. Grazie. Chiamo quindi Sara Bruno. C'è? No. Con grande bene. Di San Soloriana. Complimenti Doriana, grazie. Serena Celano. Brava Serena, complimenti. Bravo Nicola, auguri, complimenti. Elisa Fiore. Bravo Elisa, complimenti. Tanti auguri. Cristiana Gazzaneo. Brava Cristiana, auguri. Gloriana Magamma. Brava Floriana, tanti auguri. Grazie. Abbiamo terminato per quanto riguarda i premiati dell'Istituto Miraglia. Prego. Ragazzi, voi che mi conoscete sapete quanto odi farmi fotografare, ma stasera l'ho fatto con tanto, tanto orgoglio. Professoressa, grazie sindaco. Sì. Bene. Ovviamente gli istituti sono diversi, ne abbiamo inglobati, ma ovviamente facevano parte sia del liceo classico, sia dell'ITIS, sia del liceo scientifico di Rotonda. Abbiamo cercato di inglobarli sotto l'unica egida ovviamente dell'Istituto Miraglia, abbiamo voluto dare questo tocco facendo anche per quanto possibile dividerli in base ai comuni, ovvio che
c'è stato non la corrispondenza perfetta fra la classe di appartenenza e il comune di appartenenza, però ovviamente questo non era possibile. Passiamo quindi all'Istituto De Sarlo, chiamo quindi il dirigente. Sì, certo, c'è Dambra Antonella che fa parte sempre dell'istituto, che non è venuta a ritirare perché è impegnata. Grazie professoressa. Chiamo quindi il dirigente Roberto Santastiere, se si vuole accomodare, grazie, se vuole dire le parole, grazie di essere venuto intanto. Buonasera a tutti. Certo, con tanti relatori rotariani c'era da essere preoccupati, perché francamente ciascuno di loro per proprio conto in maniera egregia, però bisognava avere molta energia per ascoltare, perché non hanno, come dire, tutto fede al loro dettato normativo, quello di essere molto prolissi, ma interessanti. Allora, io devo dire che sono nuovo a questo tipo di manifestazione, perché conoscevo il Rotary ma non avevo mai partecipato a manifestazioni del genere. Noi abbiamo sentito tre inni, il secondo, interessantissimo, è l'Ode di Schiller, l'inno alla gioia, musicato egregiamente da Beethoven. Ma quale gioia maggiore per un territorio di quella di premiare i propri figli? E credo che questa sia veramente occasione d'oro per capire che il vero capitale di cui abbiamo bisogno è il capitale umano. Non abbiamo bisogno di nient'altro. Il capitale umano è l'intelligenza, la capacità di coniugare volontà, attenzione, acume, con il conforto delle associazioni e della scuola. Il dottore prima mi ha approcciato la battuta, si direbbe in termini teatrali. Io infatti avevo notato da subito, ma da sempre, il logo del Rotary è fantastico, perché è una ruota con dei dentelli che muove se muovono altre ruote, quindi in questa maniera l'ingranaggio fantastico dell'orologio, in qualche maniera, coniuga la caducità del tempo con il transeunte di quello che ne consegue, ma con un fatto che ogni azione può far scaturirne altre, in modo da dare continuità alla nostra intelligenza e alle nostre passioni. Io vorrei dire tante cose, ma so già che credo siamo tutti un po' in calo ipoglicemico, però poi abbiamo bisogno di mangiare, quindi non aggiungo altro se non ringraziare i rotariani, che da oggi, devo dire, oltre a tutte le qualità, devo dire, c'è anche quella di una capacità oratoria di tutti, ma volevo dire quella di Roberto, il dottor Roberto, come si chiama pure me, che fa molta simpatia e soprattutto per quei piccoli accenni a quello che fa Rotary per la cura dell'arte. Ricordiamoci che l'arte, tutto ciò che attiene all'arte, significa la vita, tutte le altre cose servono alla vita, quindi non ci dimentichiamo di questo. Un grazie ai miei ragazzi, ovviamente. E che devo dire, io non posso, non voglio ripetermi, ma io li conosco da 3 anni, questo è il 4° anno che faccio dirigente a Lago Negro, li ho visti un po' crescere, li ho seguiti tutti, e devo dire, siete l'orgoglio delle famiglie, ma del territorio, e a voi l'onere di salvaguardarlo, perché attenzione, il GROCAL, che si dice adesso, deve in qualche maniera essere capace di tornare nei territori. Non si va via, si torna per migliorare. Grazie. Grazie. Gennaro, vuoi venire? Prego. Oliva Debora? Non c'è? Sapevo che non c'era, però un check è sempre opportuno. Un applauso anche a Deborah. Sabrina Chiacchio. Brava Sabrina, auguri, complimenti, in bocca al lupo. Jessica Cozzi Reale.
Complimenti, Jessica, tanti auguri. Irene Lentini. Brava Irene, auguri. Grazie. Claudia Avena. Applauso, penso che non ci sia, ma un applauso se lo merita. Tanti auguri. Biagio Filizzola. Non ha scelto ancora. Grazie, complimenti. Grazie Gennaro, chiamo Roberto, facciamo un passaggio. Passaggio delle consegne. Georgiana Elena Hamley. Tanti auguri e complimenti. Un applauso. Grazie. Celano Rosita. Tanti auguri. La sorella. Sempre c'è. Tanti auguri. Auguri. Michele Domenico Gentile. Bravo Michele. Tanti auguri. Biotecnologie. Vogliamo sentire la facoltà. Vogliamo sentire la tua. Va bene, colgo questo giusto. Romano Giovanni Rofino. Che farai? Manuela Grazia Pace. Complimenti Manuela. Hai scelto già medicina, dove? Testa Salerno e poi si vedrà. Un forte in bocca al lupo. Grazie Roberto. Chiamo quindi il nostro socio Sabella, in rappresentanza del comune di Lago Negro. Grazie Pino. Prego. Carissimo Presidente, hai detto due cose alle quali mi rifaccio. Mai dare la parola ad un rotariano e mai dare la parola ad un amministratore. Mai dare la parola ad un avvocato. Rotariano e amministratore. Perché potrebbe essere pericolosissimo. Quindi io vi dico una sola cosa, cioè coniugando la tecnologia con la vostra vita e ricordando Steve Jobs, siate visionari, credete in quello che fate, credeteci veramente. Grazie.
l'associazione Steve Jobs, è andato a Napoli l'Accademia, voi lo sapete, 4500 domande di ragazzi diplomati, quindi stanno per partire, da un progetto pluriennale, quindi guardate a queste iniziative con attenzione. Elisabetta Semeraro. Brava Elisabetta. Che cosa? Medicina o ingegneria gestionale? Brava. Teresa Tunfio. Complimenti Teresa. O medicina o biologia. Brava. Maria Nives Borrega. Brava Maria Nives, tanti auguri, complimenti. Tu invece? Ingegneria meccanica. Ingegneria meccanica. Brava. Costanza Calabria. Nessuna economia, hanno paura di te. Non abbiamo chiesto ai primi, va bene. Nessun ingegnere. Tutti ingegneri, nessun economista. Costanza, medicina. Maria Camele. Complimenti Maria, auguri. Dai la soddisfazione al prof che vai a economia. Medicina. Economista ci sta. Grazie Pino. Chiamo quindi Fausto De Maria, sindaco di Latronico. Grazie Fausto per essere venuto. Grazie a voi, buonasera a tutti. Io è la seconda volta che partecipo, già l'anno scorso partecipai, e ringrazio il Presidente Caruso che ci ha invitato e ringrazio il Rotary per questa grande iniziativa, perché voi state lanciando un messaggio importante ai giovani, un messaggio che chi merita viene premiato. Molte volte non è così, anche noi siamo stati ragazzi, diciamo, o 100, 80, non cambia niente, invece non è così. Chi prende un voto alto lo prende perché ha due cose, il talento e il sacrificio, soprattutto il sacrificio, e quindi il bisogno di avere i mezzi, soprattutto perché il mondo ormai, anche l'Italia, per la competizione che c'è tramite internet, la globalizzazione, ormai non va avanti più chi conosce qualcuno ma chi conosce qualcosa. Quindi è importante che i ragazzi si sanno formare e diano il meglio, perché ormai la competizione è alta. E quindi siamo noi che ringraziamo a voi per questo messaggio che date ai giovani. Grazie. Grazie Fausto. Giussi Barbo. Brava Giussi, complimenti. Chimica farmaceutica. Un'omonimia, Nicola Cantisani, bravo Nicola, tanti auguri. In bocca al lupo per tutto. Nicola, no? Non hai detto dove andrai?
Ingegneria energetica. Maria Suanno. Brava Maria, tanti auguri. Ingegneria chimica. Aurora Vitale. Aurora, tu? Ingegneria biomedica. Qualcuno si iscriva, per favore, sennò Roberto. Grazie Preside, grazie Fausto. Chiamo il Preside Pongitore. Grazie per essere venuto. Certo. Allora, buonasera a tutti, ringrazio il tavolo della Presidenza. Voglio dire soltanto, esprimo soltanto un pensiero semplicissimo. Innanzitutto è lodevole l'iniziativa del Rotary di premiare i più bravi, è lodevole. E anche nelle nostre scuole da qualche tempo stiamo seguendo la politica di premiare i ragazzi che si impegnano maggiormente. Da qualche anno è partita per Roberto il progetto del Mini Erasmus, la selezione dei 12 ragazzi che vanno a fare lo stage all'estero si basa sulla media più alta del primo o del secondo quadrimestre, quindi i ragazzi che stiamo abituando ad impegnarsi per poter poi dare il loro contributo nella società. Sono ragazzi che si vanno a specializzare all'estero, però devono tornare perché il nostro territorio ha bisogno di queste belle menti per poter crescere, per poter mantenere i livelli di eccellenza che dico ci sono attualmente. Voglio dire un'altra cosa, tra i ragazzi premiati non ci sono i ragazzi dei miei istituti. Io rappresento un polo di istituto professionale, commerciale, sociosanitario, l'istituto agrario, ma non perché non ci siano delle eccellenze, perché noi abbiamo delle problematiche diverse. Sono ragazzi il più delle volte demotivati, le famiglie delegano alla scuola il compito di aiutarli ad inserirsi nella società, e il nostro obiettivo primario, professore, è quello di far crescere delle persone in grado di inserirsi nella società rispettando le regole della convivenza civile, sentirsi anche loro protagonisti di questa società e non restare ai margini. Ecco, questo è il nostro compito sociale. Grazie Presidente, grazie. Anche qui con noi, rimanga. Chiamo Francesco Chiarello. Bravo Francesco, tanti auguri. Complimenti, dai soddisfazione Ivona, dicendo che vai in economia. Ingegneria informatica. Elisabetta Viceconte. Elisabetta, complimenti. Brava, complimenti. Antonio Giorgetti. Tanti auguri. Dove ti iscriverai? Ingegneria meccanica.
ingegneria meccanica, dopo medicina, proprio... Grazie Preside. Grazie, grazie. Volevo chiamare un momento il sindaco di Castelluccio Superiore. Egidio Salomone, grazie, ringrazio per essere intervenuto. Buonasera, grazie a voi per avermi invitato a presenziare questa sera qui a questo bel evento. Io sono molto onorato per rappresentare appunto Castelluccio Superiore, è la prima volta che vengo e veramente ecco, faccio un complimento al vostro club per tutto quello che fate, per il servizio che svolgete nel territorio e per questa bella serata. Un complimenti ai ragazzi, a tutti, per il traguardo raggiunto, sapendo che ancora tanto aspetta nella vita, però i gradini si fanno uno alla volta, e ai genitori naturalmente, perché dietro dei bravi ragazzi secondo me ci sono delle brave famiglie, anche perché io li conosco un po' tutti. Castelluccio, intorno, siamo sotto ai 1000 abitanti, quindi riconosco tutti i ragazzi del mio paese, sono dei bravi ragazzi anche nella società civile, nella vita civile, nei rapporti verso gli altri compagni, quello che è molto importante nella vita. Bisogna essere bravi a scuola, ma essere bravi anche ecco, a servizio degli altri, a servizio della vita civile. Collegamento a quello che ha detto la professoressa. Questi ragazzi devono avere sigle ali, dottoressa, professoressa, devono volare in alto, ma mi sento di dire anche che devono avere un po' di radici, ricordarsi da dove vengono e guardare un po' anche, pensare di tornare nel nostro territorio, perché queste eccellenze non le possiamo perdere. Ecco, volevo anche dire che l'eccellenza non la possiamo perdere, devono ritornare sicuramente nel nostro territorio, ma quello che principalmente manca nel nostro territorio purtroppo, come tutti sappiamo, è il lavoro, quindi stanno fuori anche per forza maggiore, restano fuori e quindi la mancanza di lavoro è uno dei problemi principali. Grazie Presidente. Sindaco, rimani un momento qua. Volevo richiamare un momento, scusatemi, Celano Rosita, Gentile Michele Domenico, Orofino Romano Giovanni, così facciamo... Perché era giusto, diciamo, non avermi chiamato prima, è perché sono arrivato mezz'ora in ritardo, quindi chi arrivi in ritardo deve essere... Anche... No, mi scuso io e... Una fotografia e col vostro sindaco, che mi sembrava cosa opportuna e giusta. Grazie ragazzi, in bocca al lupo per tutto. Ci avviamo verso la conclusione. Voglio ringraziare tutti gli intervenuti, le famiglie, i ragazzi, i sindaci, Roberto, Gennaro, soprattutto le famiglie, e dare un grosso in bocca al lupo ai ragazzi, augurandoli tutto il meglio. Prima di venire mi ero scaricato una frase carina, diciamo, non sono solito leggere, però questa mi piaceva e ve la volevo in effetti leggere per concludere. Alla scuola chiederei innanzitutto di insegnare che cosa è bello, di divulgare l'armonia, di spiegare il senso dei valori. È una frase di Roberto Vecchioni. Concluderei con questa frase. Ah, sì. Giustamente il segretario mi diceva che era giusto dare il gagliardetto ai sindaci. Rocco, vieni. Fausto e Angelo Salomone.
Prego, sindaco. E anche ai dirigenti scolastici c'è stata una mia mancanza, i capelli bianchi si fanno sentire. Prego, preside. Alla professoressa, che prego professoressa venga. Professore Pongitore, prego, se riusciamo a disincastrare. Sì, ci vuole, però è fuori programma. Abbiamo il disincastratore ufficiale. E anche bene, c'è stato il segretario. Dobbiamo chiamare qualcuno che è fornito di coltello. Grazie a Pino Sabella, glielo diamo, lo porta al sindaco. In rappresentanza del comune di Maratea, prego. Bene, prego, grazie di essere venuta. E un ultimo dono lo diamo ovviamente a Roberto, e di cui omaggiamo anche una copia del nostro libro del quarantennale. L'anno prossimo saranno i 50 anni del club, e poi un piccolo regalo personale da parte mia che è da parte del club, che vorrai degustare quando vai a casa. Grazie di essere intervenuto. Grazie a tutti. C'è il buffet che ci aspetta, e come norma rotariana per il momento possiamo anche suonare.